Bentornati a Storie Contemporanee. Con Leonardo Goni andremo a Casalecchio di Reno, vicino Bologna, per parlare dell'incontro segreto fra italiani e tedeschi avvenuto a Villa Federzoni il 15 agosto 1943. E andiamo a Casalecchio di Reno, vicino Bologna, dove Leonardo Goni ci racconterà dei retroscena dell'incontro di Villa Federzoni il 15 agosto del 1943. Siamo a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, in quello che una volta era il parco di Villa Federzoni. Qui, nell'agosto 1943, si riuniscono due delegazioni di alti ufficiali, una dell'esercito italiano e una dell'esercito tedesco. Sono giorni molto difficili per il nostro paese. La guerra continua a fianco dell'alleato germanico, ha proclamato il generale Badoglio. Ma in quel momento il governo del re e l'esercito stanno già cercando di portare l'Italia fuori dalla guerra. Quindi, quando si ritrovano qui, italiani e tedeschi sanno già di non essere più alleati e sospettano di essere già futuri nemici. E durante la riunione mentono, promettono, minacciano, fingono. Di quell'importante incontro esiste un verbale, ma nel marasma di quella che sarà poi definita la morte della patria, questo importante documento è stato dimenticato nel corso degli anni ed è stato poi ritrovato da Leonardo Goni all'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito in Roma. Siamo venuti qui per parlarne con lui. Leonardo. Ciao Marco. Allora, oggi questo è un normale condominio in un bel parco sopra Bologna, ma un po' meno di 80 anni fa venne scelto per questo incontro ai vertici tra italiani e tedeschi. Perché scelsero proprio Villa Federzoni? Proprio perché appunto Villa Federzoni era di proprietà di Luigi Federzoni, gerarca fascista che dopo il 25 luglio a regime fascista caduto era caduto appunto anche lui in disgrazia. E quindi questa villa viene scelta come luogo anche simbolico dal vertice militare italiani per convocare una riunione quasi a testimoniare la cesura, il cambiamento rispetto al vecchio regime. Vertice delle forze armate italiane, abbiamo detto vertice delle forze armate tedesche. Chi sono i protagonisti delle due delegazioni? Allora, per parte tedesca c'è il generale Jodl, capo ufficio operazioni della Wehrmacht, il feldmaresciallo Erwin Rommel e l'addetto militare tedesco in Italia, generale von Rintelen. Per parte italiana, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Mario Roatta, il generale Francesco Rossi, Zanussi e Di Raimondo del Comando Supremo italiano. Nelle settimane e nei mesi precedenti c'erano stati altri incontri al vertice. Perché questo è così importante? Perché questo è l'ultimo in cui italiani e tedeschi si incontrano da alleati e perché in questo incontro le due parti recitano, per così dire, un pirandelliano gioco delle parti, in cui da una parte gli italiani fingono di rimanere fedeli all'alleanza e dall'altra i tedeschi fingono di credere alle affermazioni italiane. Pirandelliano gioco delle parti, mi sembra un'ottima definizione per quel continuo inganno reciproco che è tutto l'8 settembre. Assolutamente sì. Allora Leonardo, un po' di anni fa tu ti trovavi per le ricerche del tuo dottorato all'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito e ti imbatti nel verbale di questo incontro del 15 agosto 1943. Com'è che l'hai ritrovato questo documento? Io ero lì per fare ricerche sulla mia tesi di dottorato che non era relativa a queste tematiche, però sapevo anche da memorie locali di questa riunione e quindi ne ho approfittato per cercare tra i verbali delle riunioni del Comando Supremo se si riusciva a tirar fuori questo documento in originale, che in precedenza era anche già uscito, riportato ad esempio nel libro da Francesco Rossi, però solo parzialmente. E l'ho trovato e quindi ho notato che era proprio non era molto stato analizzato, studiato e quindi ho pensato di valorizzarlo, sia per iniziative di storia locale, ma non solo. Ecco, non era stato molto valorizzato. Normalmente la storiografia che racconta il periodo tra 25 luglio e 8 settembre si concentra sui rapporti tra italiani e alleati, rapporti caratterizzati da grande e reciproca sfiducia, ma ci racconta molto poco dei contatti tra italiani e tedeschi. Invece, un documento come questo ci dice molto su quella che è la commedia degli equivoci in quel momento esistente tra i quasi due ex alleati. Cioè, quello che sorprende leggendolo è proprio anche il tono, lo stile, che è molto franco, schietto, anche sarcastico.
E dal verbale emerge che il 15 agosto i tedeschi dicono agli italiani: guardate che qualora ci dovesse essere un cambiamento nel vostro atteggiamento nei confronti della guerra, noi siamo pronti a intervenire. E lo dicono palesemente e chiaramente. Quindi tutto l'atteggiamento italiano di tenere nascoste le operazioni per raggiungere l'armistizio nel timore che i tedeschi in qualche modo lo scoprissero, in realtà viene meno, perché in realtà i tedeschi già dicono: no, qualora voi doveste cambiare atteggiamento, noi agiremo per conto nostro subito. Perché secondo te la storiografia ha poco valorizzato questo documento? Certo, ci è stato raccontato qualcosa, ad esempio dalle memorie del generale Rossi, che era un testimone presente quel giorno all'incontro, anche da altre alcune memorie edite, ma tutto sommato se ne è parlato veramente poco di questo documento, che pure è così importante. Perché? Diciamo che sicuramente questo verbale rappresenta l'ultima pagina di una sceneggiatura, di un film che si vuole chiudere in qualche modo. E quindi l'attenzione si focalizza più sui nuovi rapporti con gli altri, con i nuovi alleati, e in qualche modo questo episodio è da mettere da parte, è da archiviare definitivamente. Da archiviare, certo, ma anche da tenere presente, considerato che si tratta del copione di ciò che succederà da lì a pochi giorni. Assolutamente. Leonardo, subito dopo la caduta di Mussolini, i tedeschi sono già pronti a reagire violentemente contro quello che loro considerano il tradimento degli italiani. E il piano Alarico, cioè il piano di invasione della penisola, in realtà è concepito che non è passata nemmeno una settimana dal 25 luglio. Rispetto a questo contesto, cosa ci può dire dell'atteggiamento dei tedeschi, delle aspettative dei tedeschi, il verbale dell'incontro del 15 agosto? Quali sono gli argomenti di cui si parla quel giorno? Allora, in quell'incontro si parla, sostanzialmente sono tre i punti trattati. Il primo è la richiesta di Roatta di poter spostare unità italiane presenti in Francia e nei Balcani per riportarle in Italia e combattere contro gli angloamericani. Questa almeno è la richiesta formale. Il secondo punto riguarda invece il controllo delle vie di comunicazione, in particolare la statale e la ferrovia del Brennero. Jodl fa notare a Roatta che le truppe tedesche che stanno confluendo in Italia in questo momento notano con stupore che invece le truppe italiane si stanno riposizionando lungo la ferrovia del Brennero e lungo il confine settentrionale, e questo ovviamente gli fa generare sospetti. Roatta invece controbatte dicendo che queste truppe tedesche che stanno scendendo in Italia si comportano come truppe d'occupazione ostili, e addirittura molti soldati hanno scritto sull'elmetto, dice Roatta, la scritta "Evviva Mussolini", affermando che stanno arrivando in Italia per rovesciare il regime di Badoglio e ripristinare il fascismo. Roatta improvvidamente chiede a Jodl: ma perché secondo voi noi non siamo in grado di difendere da soli queste vie di comunicazione? Quindi noi non vogliamo truppe tedesche sul Brennero. E Jodl sarcastico risponde: potrei rispondere con un'altra domanda, perché c'è bisogno che truppe tedesche combattano in Italia. Terzo punto finale dell'incontro è quello che riguarda la nomina di Rommel a comandante supremo delle forze italo-tedesche nel nord Italia. Ovviamente è un obiettivo che gli italiani non vogliono assolutamente che venga raggiunto, perché questo significherebbe avere truppe italiane sotto comando tedesco, e questo, nell'ottica delle trattative dell'armistizio già in corso, chiaramente sarebbe un ostacolo notevole. Ecco, alla fine di questo incontro, cosa succede? Quali sono i risultati, gli esiti di questa ultima riunione? Allora, Roatta si riesce a ottenere in particolare la non nomina, viene rinviato a una successiva riunione, che non ci sarà mai, la scelta del nuovo comandante delle truppe italo-tedesche, e la cosa paradossale, che se vogliamo chiude il gioco delle parti di Villa Federzione del 15 agosto, e quando le due delegazioni escono, la delegazione italiana si accorge che fuori dalla villa, oltre alla normale guardia d'onore di un presidio di truppe tedesche e italiane, la villa è in realtà interamente circondata da una compagnia di SS della divisione Leibstandarte Adolf Hitler, che veniva da Reggio Emilia e che aveva cinturato la villa proprio per timore che gli italiani potessero giocare un tentativo di colpo di mano, un rapimento nei confronti della delegazione tedesca. Per di più, a questa delegazione tedesca viene detto esplicitamente di rifiutare qualunque invito a pranzo da parte
della delegazione italiana per il timore che potessero essere avvelenati. Quindi i rapporti sono assolutamente compromessi. Ma alla fine, il verbale del 15 agosto, cosa ci può dire di nuovo sul tentativo rozzo, contraddittorio e imperfetto dei militari italiani di far uscire il paese dalla guerra? Diciamo, dal punto di vista operativo, quello che ottengono gli italiani è di poter spostare le unità dal presidio in Francia e nei Balcani, però sono unità che alla fine, all'8 settembre, non saranno per niente utili. Dal punto di vista comunicativo, invece, per l'altro è un fallimento assoluto, perché subito dopo la riunione Jodl manda un telegramma a Berlino dicendo: le intenzioni italiane non sono più chiare di prima, i nostri sospetti nei loro confronti sono più forti che mai. Quindi si capisce, diciamo, l'esito pessimo della riunione. Se vogliamo possiamo dire che Roatta gioca male le sue carte, però bisogna anche riconoscere che aveva una pessima mano. Nella memoria collettiva 8 settembre è diventato sinonimo di tragedia, di disfatta nazionale, di morte della patria, come la definì Salvatore Satta in De Profundis. Eppure 8 settembre ha anche tanti altri significati. Traditori, doppio giochisti, ha depositato questo marchio sull'identità degli italiani. Gli italiani non finiscono mai una guerra con lo stesso alleato con cui l'hanno iniziata, a meno che non cambino alleato un numero pari di volte. È una barzelletta che potete ancora sentire raccontare nelle capitali europee. Eppure il documento che ci ha mostrato e raccontato Leonardo Goni ci racconta un'altra storia, una verità un pochino più complessa. Il verbale della riunione del 15 agosto qui a Villa Federzoni ci dice che traditori e doppio giochisti lo furono tutti. I tedeschi, arrivati, si erano già preparati a combattere un'altra guerra, e gli italiani, che stavano cercando di far uscire in qualche modo disperatamente il loro paese martoriato da una guerra che avevano perduto. Il verbale della riunione di Villa Federzoni del 15 agosto è un documento che ci riporta una memoria sfaccettata dell'8 settembre e ci dice che bugie e inganni non stanno mai da una parte sola. E io vi do appuntamento ad una nuova puntata di Storie Contemporanee.